Signore e signori, buongiorno. Oggi facciamo una ricetta della domenica. Oggi è domenica, abbiamo 8 ottobre 2017. Oggi andiamo a fare spezzatino di carne, questo è il vitello, spezzatino con il pomodoro. Pomodoro, e cosa ci occorre per fare questa ricetta oggi? Abbiamo bisogno dei piselli, sale e pepe, qualche carota, cipolla, l'aglio, la carne, del sedano e del pomodoro. Questo è il pomodoro fresco che abbiamo fatto quest'estate. Bene, noi siamo pronti, abbiamo tutto a portata di mano, adesso andiamo per la preparazione. Bene, iniziamo col tagliare la carota. La verità è che prima di partire da casa mi è venuta fame, così io Sì. ho mangiato la mia merenda e mi sono confusa. Era buonissima quella mia merenda. Ecco. Avevo mangiato l'altra, avevo E faremo così anche con questa qua. ancora Okay. Abbiamo tolto la buccia qua all'aglio, adesso andiamo a tagliare la cipolla finemente. E ci vediamo dopo. Dai. Bene, dopo aver diciamo tagliato tutto, abbiamo messo tutto da una parte, nella pendola abbiamo messo l'olio extravergine di oliva, adesso andiamo a mettere tutto le nostre verdure che andremo a fare rosolare. Tutti insieme. Scaldate. Tutto bene, ecco fatto. Perfetto. Ecco fatto. Andiamo a accendere il nostro fuoco con il nostro. Faremo rosolare per bene le nostre verdure dopo. Vedo, guarda che bello, guarda che qua. Abbiamo messo a rosolare le nostre verdure. Adesso aggiungiamo la carne, lo spezzatino di carne. Eccolo qua. Ecco, dopo aver rosolato le cipolle, cominciamo ad aggiungere le cipolle, le carote, insomma tutte le verdure. Andiamo ad aggiungere la nostra carne. La faremo rosolare qua. La faremo rosolare insieme alle nostre verdure. Ecco, a dopo. Adesso è un po' rosolata la carne, adesso andiamo a mettere qua, un bel bicchiere di vino qui dentro, E lo faremo amalgamare. Abbiamo messo anche un rametto di rosmarino, l'olio. Adesso chiuderemo e faremo evaporare il nostro vino. Bene, dopo che il nostro vino è tutto evaporato, andiamo a mettere il nostro passata di pomodoro. Andiamo ad aggiungere un cucchiaio di passata di concentrato di pomodoro nella nostra salsa. Poi aggiungiamo un po' di sale. E un po' di pepe. Ecco. Bene, adesso lasceremo cuocere bene lentamente, adesso metterò il coperchio fino a che parte l'ebollizione, insomma, e lo faremo cuocere piano piano. Appena siamo quasi pronti andiamo a metterci le piselli. E quello che vi voglio dire, se la ricetta vi è piaciuta, iscrivetevi sul mio canale YouTube Baldassare Scilla, siamo sulla pagina di Facebook. Su A Tavola Non Si Invecchia Mai e su Instagram. Ciao, ecco qua.
Considerate che già il nostro sugo, diciamo, è un'oretta e mezza che cuoce. Adesso andiamo ad aggiungere i nostri piselli, così. Beh, guardate che bello spezzatino, spezzatino di carne oggi, spezzatino di carne. E abbiamo aggiunto i piselli e con questi qua andremo a condire il primo piatto. Bene, adesso lo lasceremo cuocere, diciamo, un'altra oretta e poi bella fiamma bassa e diciamo ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao.